benvenuti in questo nuovo video. Io sono il portiere del Frosinone e oggi ho deciso, intanto siamo su Brawl Stars, ho deciso che vorrei portare una serie su Brawl Stars, ovvero che provo a vincere. Giocherò una partita con ogni, come forse saprete, Brawl Stars, i brawler sono divisi in tri. Perciò vorrei provare a fare una serie in cui provo a vincere. In cui farò tre partite con ognuno di questi, con ognuno dei brawler di questi tre. E vorrei provare, o almeno di quelli che ho perché non ho tutti i brawler, però quasi. Ne ho 66 su 70, quindi mi mancano giusto questi 4 più eventuali brawler che aggiungeranno in futuro. E vorrei provare. Controllo se i tre al momento disponibili ce li ho quasi tutti. Ok, mi manca Chester per completare un trio, poi mi manca Doug per completare un trio, cioè che per ora sono due, e gli altri mi manca Maisie per un trio e Cordelius da solo. Ok, e quindi oggi cominciamo questa serie. Se vi piace questa serie, suggeritemi altri tre, i tre che vorreste vedere nel prossimo, il trio che vorreste vedere nel prossimo video, e, lascia, e se vi piace il calcio, gli edit, i Pokémon, gli anime, queste cose, lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanella. E oggi faremo il trio dei Bulls, quindi che per chi non lo sa che è composto tra Bull, Bibi e Corvo. E direi di cominciare proprio con Bull, che dovrebbe essere il capo di questa gang. E vediamo un po', farò sopravvivenza in solo. L'obiettivo ovviamente sarà quello di provare a fare almeno primo posto. E direi che la mappa è molto a favore perché è caverna rumorosa. Bull e Shelly sono fin dai tempi dell'antichità conosciuti come i brawler più OP in caverna rumorosa, soprattutto Shelly, però anche Bull diciamo che è uno dei più forti comunque. Qua c'è un Hank, che è anche il mio brawler schiferito, proprio non mi piace da usare perché sono una persona a cui piace molto usare l'automira, e diciamo che con Hank l'automira non si può tanto usare e proprio l'attacco non mi piace. Se è proprio un brawler in cui non posso usare l'automira, vabbè, lui respawna, io me la sguscio. Preferisco un attimo Janet, che comunque la super mi piace un po' di più. Hank invece non mi fa impazzire. Là c'è uno Stick che, se mi avvicino bene, magari potrei provare a killarlo. Io direi che ci potrei benissimo provare, sì, perché mi sembra un po' distratto. Attivo anche il gadget. Ma devo fare attenzione. E vabbè, quinto posto, prima partita bene, ma non benissimo. Vabbè, due coppe in più, poteva andare peggio, poteva anche andare bene, ma non importa. Direi che adesso faccio prima Bibi o Corvo. Direi di fare Corvo. Sì. E c'è un evento che è sopravvivenza in due. Non so. Non saprei. Boh, no. Corvo Foot Brawl. Sì. Corvo in Foot Brawl. Direi che ci può stare. Tra l'altro, canale di calcio, facciamo Foot Brawl. Ok, siamo in squadra con Feng e Lola. Possiamo provarci. Allora, sarebbe stato ottimo un tank. Intanto killiamo più o meno killiamo istanti il bombardino, ma vabbè. Respawniamo subito e torniamo in campo provando a segnare insieme un altro gol. Cavolo, 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 cavolo. Meglio che recupero un po' vita, che quell'Ash lo vedo ben agguerrito. Ma tu cosa pensi di fare, Ash Ketchum? Perché noi siamo il team Rocket. Scusate, ma Pokémon forever. Oddio, proviamo a rallentarlo un attimo. Sì, mi sembra un attimo. E segniamo. Sì! Quanto godo. No, sta anche un po' laggando, però per ora sta andando tutto bene. Dobbiamo provare a fare un altro gol, perciò direi di eliminare il bombardino che sta dando molto fastidio. Mi riprendo la palla e mi sa che vengo killata, ma vabbè, ci sono i miei compagni che, se la giocano bene, ce la possono fare.
Infatti abbiamo vinto, su, quindi la prima partita non l'abbiamo né vinta né persa perché quinto posto è una zona neutra. Tra l'altro portiamo Corvo a Maestria primo, mi sembra. La seconda partita, cioè questa seconda partita invece l'abbiamo vinta. Speriamo di non perdere l'ultima perché non sarebbe proprio bellissimo. Va bene. E l'ultimo brawler è BB. Allora, a me BB è sempre piaciuto usarla, infatti ce l'ho al grado 20. Eccola qui, che tra l'altro ho anche con questa skin. E BB. Proviamo dominio. Ringo di fuoco, ok, ci può stare. Sì, perché a me usare i tank nella mappa Ring di fuoco piace molto. L'ho giocata molto la mappa Ring di fuoco con Jack e mi sono sempre divertita molto. E quindi adesso facciamo con BB. Ok, andiamo. Speriamo che vada tutto bene, ma in ogni caso ci proviamo. Peccato che sta laggando un pochetto, ma per ora siamo abbastanza in vantaggio. Sì, però i compagni dovrebbero provare ad andare un po' a conquistarla zona. Cavolo, ma perché non i miei compagni sono un po' stupidi, perché se non vanno lì non combinano niente. Ok, finalmente, come si chiama, Penny l'ha capito che deve andare lì per combinare qualcosa per questa non mi sembra molto facile, però abbiamo killato Leon letteralmente con la gomma da masticare. Non ero mai riuscita a fare niente. Ecco, Bibi col colpo caricato in questa mappa può essere utile, ma mi sa che la andremo a perdere questa partita. Ma vabbè, non può andare sempre bene. E diciamo che ho trovato anche dei compagni che non facevano proprio un granché, però vabbè, può capitare. Proviamo a gestircela un po' in questo modo. E abbiamo perso. Vabbè, può capitare, è stata. Ok, quindi ricapitolando, con questo trio abbiamo una partita è rimasta ferma, cioè non abbiamo né vinto né perso. Una partita l'abbiamo vinta e una partita l'abbiamo persa. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e qui da me è tutto e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!